va davanti di pacca Royal Rose attaccata da Regata a largo Raggio d'Elite, mentre sbaglia Res Mir, ha avuto un'incertezza anche Roby BF, prima curva, Regata al comando, Royal Rose di rincalzo davanti a Raggio numero 2, Res Mir, squalificato. 200 iniziali. Un 15 e mezzo adesso sulla retta opposta alle tribune, risale Raggio d'Elite e il quarto se ne va in 32 scarso con Raggio nuovo battistrada di rincalzo Regata all'esterno Rudedu, che ora va ai fianchi di Regata, poi Royal Rose con al largo Ready Wind, ancora Radix di Costa e Randy Poggio, Roby BF a chiudere il gruppo. Numero 10, Red Arrow Font, squalificato. Alla conclusione, con Raggio al comando, Rudedu all'esterno, di 800 in 1-3 e mezzo, poi Regata, Royal Rose, Ready Wind all'esterno, Radix di Costa, Randy Poggio al largo, Roby BF in coda al gruppo, a poco più di 600 alla conclusione, Raggio d'Elite sempre saldo leader, ha già tolto i tappi Federico Esposito al proprio allievo, 19,5 il primo chilometro, la retta opposta alle tribune, Raggio al comando, Rudedu all'esterno, Regata alla corda, prova a centropista dal fondo Roby BF, lo anticipa Randy Poggio. E mancano ora 400 al termine, retta opposta in 14,9 con Raggio al comando, Rudedu al largo, Ren in terza, Roby in quarta, di dentro Regata davanti a Royal Rose a 200 dal palo, Raggio in vantaggio su Regata, sbaglia Ren di Poggio, Raggio al comando, Regata che prova l'aggancio al leader, di dentro si lancia Royal Rose, poi Rudedu, Raggio spazia e vince facile, Regata è seconda su Royal Rose, Rudedu e probabilmente Ready Wind. La vittoria per Raggio d'Elite con Federico Esposito, 1.17.2 la media al chilometro, 31 il quarto finale, 45 gli ultimi 600 metri, la sgambatura delle 1.5 aveva detto la verità, Raggio vince facile, 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 training di Eric Bondo, i colori dell'Aufitergium, in salchi Federico Esposito, la quota al totalizzatore l'avevamo visto che era piuttosto bassa, avrà probabilmente ancora chiuso da favorito.